Da questa mattina i blocchi di cemento che limitavano il transito per la statale 18 all'altezza della rotatoria della Madonnella a Vibo Valentia sono stati rimossi. Infatti l'importante arteria è stata riaperta al passaggio delle autovetture nel tratto compreso appunto dal capoluogo fino al bivio di Longobardi. I tre grossi massi che incombevano sul tracciato dallo scorso febbraio a seguito di una frana sono stati dapprima imbragati e poi fatti a pezzi più piccoli per poterli spostare. In termini tecnici sono stati sottoposti a un'operazione di placcaggio con una rete metallica con successiva chiodatura. Quindi si è proceduto alla frantumazione mediante l'utilizzo di resine espandenti iniettate in fori opportunamente realizzati nei massi, sia su quelli adagiati sul piano viabile della strada comunale, sia in quelli incastonati a monte della corona della frana, ritenuti potenzialmente interessabili da successivi dissesti superficiali. Il tutto entro i termini previsti e annunciati durante la conferenza stampa di un mese fa in prefettura. Il sopralluogo di ieri ha permesso di dare l'ok alla riapertura alle macchine del tratto interessato, anche perché, si legge in una nota ufficiale, la successiva fase di definitiva protezione passiva dell'area oggetto di intervento, per prevenire l'evoluzione del fenomeno locale, è in corso di esecuzione, ma non risulta ostativa alla riapertura al traffico sulla statale 18. Resta inteso che rimane la condizione di rischio predissesto sul restante versante non oggetto dei lavori. Rischio potenziale riconosciuto in diversi atti dei piani degli interventi infrastrutturali di sistemazione idrogeologica individuati sul territorio di Vibo Valentia. Intanto proseguono anche i lavori di rifacimento del muro di contenimento di Via Roma all'ingresso della frazione di Longobardi. Anche qui una frana aveva creato problemi all'arteria principale, facendo crollare parte del manto stradale. Il muraglione di contenimento dovrebbe essere terminato entro una settimana. Poi ci vorranno 28 giorni per poter procedere al riempimento e quindi, solo dopo il consolidamento di tutto, si potrà procedere a passare l'asfalto e quindi a riaprire la strada che collega Vibo Valentia con Vibo Marina e il resto del litorale. Se tutto va come previsto, entro metà giugno, massimo fine giugno, Via Roma a Longobardi sarà riaperta.